Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Come vedete oggi ritorniamo su eFootball 2023 per andare ad analizzare un pochino quello che è stato l'aggiornamento di quest'oggi. Vi chiedo scusa ragazzi se comunque i video analisi arrivano un po' in ritardo, ma dipende comunque dal mio lavoro, quindi faccio quello che posso, appena riesco a mettermi al computer e registrare lo faccio. Spero comunque che voi apprezzerete. Per quanto riguarda i video che escono quotidianamente, di solito verso mezzogiorno e un quarto, mezzogiorno e mezzo, perché li ho già programmati il sabato, quindi avete tutta una carrellata di video disponibili per quanto riguarda la programmazione. Però l'analisi del lunedì e del giovedì arriverà sempre verso le 7, 7 e mezza, salvo eccezioni, perché poi io ce la metto sempre tutta per portarvi il contenuto il prima possibile. Spero comunque che apprezzerete. Detto questo, per andare avanti, qualora aveste piacere, iscrivetevi al canale per non perdere i miei contenuti, lasciate sempre un bel like di supporto. E adesso, ragazzi, finalmente, dopo tutto questo macello, possiamo andare a vedere i nuovi giocatori di quest'oggi. Eccoci qua, ragazzi, English League, ennesimo pacchetto dei fan choice, quindi in questo caso giocatori selezionati da noi fans. In questo caso tutti ovviamente della Premier, con Kane, Van Dijk, Saka, Rice, Thiago Silva, Rashford, eccetera, eccetera, eccetera. Ovviamente vi analizzerò soltanto i giocatori 5 stelle in maniera molto veloce per darvi un'idea di quello che hanno creato con queste carte. Tanti sono molto interessanti. Ovviamente il mio consiglio rimane sempre lo stesso. Qualora comunque voi giochiate da tanto tempo e abbiate già altre versioni di queste carte, il mio consiglio è lasciate perdere. Giocate con le carte che avete, divertitevi con quello che avete. Per chi effettivamente ha cominciato da un mesetto, 2 settimane, un paio di mesi e non ha tutte queste carte e vorrebbe completare la propria squadra, allora magari può essere consigliato, ma soltanto in questo tipo di senso. Oltre, non me la sento di dirvi che è un pacchetto irrinunciabile, ok? Metto sempre le mani avanti per dirvi la mia riguardo questa cosa. Adesso andiamo ad analizzare, mentre ragazzi stasera vi aspetto in live verso le 10 su Twitch. Tutto sotto in descrizione il link per potervi iscrivere, per andare a giocare e anche per vedere nel dettaglio delle carte che magari potrebbero tornarmi utili, vediamo con la mia squadra. Partiamo comunque da Harry Kane, attaccante dietro al solito, perché non è che possono fare una versione opportunista, un rapace da no, attaccante dietro sempre e comunque. Ragazzi, è il tipico Kane, attaccante di rientro, 17 livelli di crescita. Fa la punta centrale e basta, ragazzi. Quindi è una boa fatta e finita a statistiche e anche con l'altezza. Il problema fondamentale è che è stralento ed è attaccante di rientro. Quindi lui farà sempre un movimento a rientrare per cercare di supportare la tre quarti e creare gioco. Farà sempre questo tipo di cosa, però, ragazzi, è veramente troppo tronco. Quindi non lo so, io gli metterei le istruzioni contropiede per evitare di farlo muovere troppo e farlo tornare indietro. Stando comunque al fatto che è forte, perché se vuoi utilizzare questo tipo di carte risulta essere veramente tanta tanta roba, perché sono qualcosa in più. Come abilità del giocatore abbiamo tagli esplode giro, colpo di testa, giro dall'istante, tira a scendere, fine di edizione acrobatica, tiro di prima, specialista di rigore, astuzia, dominio palle alte e leader, forma fisica incrollabile. Per quanto riguarda anche le abilità, la cosa che proprio gli metterei sin da subito, vedendo anche le statistiche, il passaggio di prima per forza. Poi ha tutto quello che gli serve per essere un attaccante, quindi è già bello che completo. Per quanto riguarda invece Van Dijk, sviluppo 19 livelli di crescita, un altro bel giocatore, questo è molto molto forte, ragazzi. Ripeto, per chi ha un'altra versione, questo potrebbe essere davvero un ottimo upgrade come difensore. Forte difensivamente, forte nel gioco aereo, non sarà velocissimo, però sappiamo benissimo quanto lui sia rompiscatole in fase difensiva. Vediamo stile di gioco, esperto palle lunghe, abilità al giocatore, colpo di testa, passaggio calibrato, passaggio a scavalcare, marcatore, intercettazione, muro, dominio palle alte, scivolata, disimpegno acrobatico e leader, forma fisica però normale. Ragazzi, questa è una cosa che non va mai presa sotto gamba, perché comunque dovete portarvi per forza giocatori di riserva in panchina che possono sostituirlo, perché faccio affidamento in questo momento è davvero difficile, visto che le forme fisiche non sono aggiornate ogni giovedì. Quindi comunque rimane statistica, è un giocatore straordinario. Per quanto riguarda invece Saka, ha la prolifica 21 livelli di crescita, è il tipico Saka, ragazzi, giocatore straveloce, anche discretamente tecnico, vi dico la verità, dribbling 81, possesso stretto 80, controllo palla 78, è una bella carta. Vi dico la verità, è una bella carta, può fare il terzino sinistro, il CLS, l'EDA,
il CLD e l'ESA e l'EDA, scusate, quindi può fare praticamente tutti i ruoli di fascia sia a sinistra che a destra, solo che a sinistra può fare anche il terzino. Ve lo sconsiglio perché le statistiche difensive non mi sembrano fenomenali. Vediamo i stili di gioco: Funambo, 3 in corsa, inserimento tiratore, abilità al giocatore, finta doppio passo, Veronica svolta secca, controllo di suolo, colpo di tacco, passaggio di prima, passo da scavalcare, specialista di rigore, astuzia e tornante, forma fisica incrollabile. Lui è una bella carta, mi piace veramente tanto, ripeto, mai terzino, però come esterno è molto interessante. Per quanto riguarda invece Rice, incontrista, 30 livelli di crescita, giocatore estremamente forte, solido difensivamente e anche buono nella, sulla parte dei passaggi. Vedete che già passaggio alto e passaggio alto, cioè 77-76, non è un fenomeno nel dribbling, però assomiglia molto a Fabinho. Ripeto, non è velocissimo, quindi essendo che lui non è manco un collante o onnipresente, incontrista, quindi io l'istruzione difensiva gliela metterei sempre su sempre. Vediamo gli stili di gioco: esperto poi lungo e tiratore, abilità al giocatore, passaggio calibrato, passa a scavalcare, specialista di rigori, marcatore, intercettazione, scivolata, leader e spirito combattivo. Vi ricordo che può fare anche il difensore centrale oltre che il mediano, però in quel caso la build secondo me un po', diciamo che è differente, ok, rispetto a che farlo mediano, un attimino più difensivo se lo mettete di C e un attimino più impostatore se lo mettete sulla mediana. Forma fisica normale, quindi questa è un'altra pecca di sto giocatore. Non lo so ragazzi, il giocatore è forte a statistica, interessante visto anche il doppio ruolo, però come vi dicevo anche prima per Van Dijk, sicuramente la forma fisica sarà un'incognita, però statistica sono molto interessanti. Per quanto riguarda invece Thiago Silva, giocatore stramega lento, solido difensivamente, però vi dico la verità ragazzi, io parlo Showtime che forse è la versione più forte di questo giocatore e non mi ha fatto impazzire, quindi questo potrebbe andare sulla falsa riga dello Showtime, non avendo neanche caposaldo, quindi penso sia un giocatore molto lento, goffo e tra l'altro basso, quindi non lo metterei mai come difensore centrale, lo metterei più un difensore centrale spostato a destra in modo che lui possa fare il finto terzino, però è incontrista, quindi non so i movimenti come potrebbero risultare. 21 livelli di crescita, stile di gioco esperto, palle lunghe, abilità del giocatore, colpo di testa, passaggio di prima, passaggio calibrato, scavalcare, marcatore, intercettazione, dominio palle alte, scivolata, disimpegno acrobatico e leader, forma fisica incrollabile. Ci ripro di conto per ogni carta, questa forma fisica incrollabile non ha fatto male, però veramente ragazzi è lento e secondo me risulta essere molto goffo. Quanto riguarda invece Rashford, ha la prolifica 28 livelli di crescita, è il tipico Rashford che può fare esterno sia a sinistra che a destra, ma può fare anche la punta. Io vi sconsiglio di metterlo punta perché non ha la prolifica, ma al che vado lo mettete come esterno e siete a posto. L'unica pecca di Rashford ragazzi è che veramente buono nel dribbling, discretamente veloce, non ha tanto controllo corpo, quindi è un po' troncheggiante e poi ragazzi i passaggi sono scarsi. La versione big time che ho a disposizione io sul primario nella conferma un giocatore probabilmente incompiuto e quindi non mi fa impazzire. Vediamo gli stili di gioco: Funambolo, 3 in corsa, inserimento, abilità del giocatore, doppio tocco, elastico, svolta secca, tiro di collo, tiro ascendente, lancio lungo, tiro di prima, la buona, specialista di rigori, astuzia, fa una fisica normale. Questo giocatore purtroppo ragazzi così strutturato non mi fa impazzire. Per quanto riguarda invece Gundogan, giocatore chiave, e qui il livello è molto alto, 28 livelli di crescita, vi ricordo che queste sono versioni 2023, vedete 2022, 2023 sotto una specifica alla carta, quindi queste sono versioni soltanto 2023, l'anno prossimo avranno altre maglie ovviamente dove si trasferiranno, come questo Gundogan. Ripeto, 28 livelli di crescita, giocatore straordinario tecnicamente, molto lento, però è un giocatore chiave, quindi ha buona finalizzazione, carta che mi piace non poco, però ormai io di giocatori chiave su questo account ne sono pieno. Stile di gioco: Funambolo, serpentina, esperto per il tiratore, abilità del giocatore, doppio tocco, taglio le spalle di giro, controllo di suolo, giro all'istante, colpo di tacco, passaggio di prima, passaggio filtrante, passaggio calibrato, esterno a giro, leader, forma fisica normale. Questa è un'altra piccola pecca di sto giocatore, però ha statistiche molto valide, abilità interessanti, l'unica pecca, così come tante carte di questo pacchetto, è la forma fisica. Per quanto riguarda invece Maddison, regista creativo, giocatore molto lento ma tecnico al 100%, 27 livelli di crescita, ottimo controllo corpo, è un trequartista fatto e finito, non lo mettete come esterno perché non renderà mai come sperate, perché è troppo lento ragazzi, è troppo lento, quindi sicuramente è preferibile utilizzarlo come trequartista, visto che lo può tranquillamente fare. Stile di gioco: Funambolo, esperto poi lungo e tiratore, abilità al giocatore, taglio la spalla di giro, gioco all'istante, tira a scendere, finalizzazione acrobatica, passaggio di prima, filtrante, calibrato, cross calibrato, esterno a giro e astuzia, forma fisica normale. Anche lui purtroppo ha questa pecca che non è poco, veramente non è poco ragazzi. Andiamo avanti con Pickford, portiere offensivo, portiere che decide
al 90% la CPU, statistiche non sono malvagie, ottimi parametri anche di salto, però purtroppo pecca nella presa e sapete quanto sia importante questo parametro. Traiettoria bassa, rimessa lungo portiere, palla rigore, spirito combattivo, ma fisica normale. Sto portiere non mi fa assolutamente impazzire. Nunes, onnipresente, 36 livelli di crescita. Attenzione che qua la situazione cambia, ragazzi. Onnipresente, gran bella carta questa qua, eh. Se avesse fama fisica incollabile sarebbe tanta roba. Statistiche eccezionali. Difensivamente forse un po' perde, però è un CC fatto e finito. Stile di gioco, tre rincorsi, esperto poi lungo e tiratore. La vita del giocatore, controllo di suola, passaggi di prima, astuzia, spirito combattivo. Dovete mettere quante più abilità possibili di passaggio, secondo me, visto che è un ciccione presente. Anche qualche abilità di intercettazione, marcatore, dovete mettergliela. E a forma fisica, purtroppo, normale, niente. Giocatore che è molto interessante, ma purtroppo pecca della forma fisica e delle abilità. Per quanto riguarda invece Watkins, opportunista, 31 livelli di crescita, anche lui mi sembra un giocatore valido. 1,80 d'altezza, discretamente buono nella parte tecnica, molto veloce, poco controllo corpo, poi c'ha 31 livelli di crescita, quindi direi che si può tranquillamente sperimentare su questo giocatore. Stile di gioco, tre in corsa, inserimento, abilità del giocatore, svolta secca, lancio lungo, colpo di tecco, specialista di gol, astuzia, dominio palle alte, forma fisica normale, niente, ce l'hanno con le forme fisiche normali, ragazzi, purtroppo, e niente. McAllister, onnipresente, 36 livelli di crescita, giocatore dalle statistiche molto alti, molto interessanti, si può costruire bene questo giocatore con 36 livelli di crescita, tanta roba. Stile di gioco, inserimento, esperto palle lunghe, tiratore, vita del giocatore, tagliare spalle giro, controllo di suola, colpo di tacco, tiro di prima, passaggio di prima, passaggio filtrante, cross calibrato, passo da scavalcare, specialista di rigori e scivolata, forma fisica incrollabile. McAllister è uno dei più interessanti in questo pacchetto, assolutamente. Andiamo avanti con Trippier, terzino offensivo, ne siamo già pieni in questo gioco di terzini offensivi. 35 livelli di crescita, un TD, ragazzi, vi dico la verità, se dovete scegliere tra lui e un Alexander Arnold, prendete Arnold tutta la vita. Non l'hanno messo in questo pacchetto secondo me perché ormai l'hanno messo ovunque nelle ultime settimane, quindi ce l'hanno risparmiato sotto questo punto di vista. Comunque Trippier, giocatore valido, però insomma non fenomenale. Stile di gioco, esperto poi lungo e crossatore, vita del giocatore, passaggio calibrato, cross calibrato, passaggio scavalcare, rimessa lunga, scivolata, leader, spirito combattivo, forma fisica incrollabile. Allora, i giocatori perdono un po' di statistiche ma recuperano con la forma fisica, fantastico. Zaha, alla prolifica, 31 livelli di crescita, giocatore da parametri alti di dribbling, buon possesso stretto, discreto controllo palla per essere un esterno, ragazzi. Non ha passaggio, stilisticamente assomiglia molto a Mané, solo che lui forse è più scarso. Vediamo i stili di gioco, funambolo, serpentina, tenere in corsa, inserimento, abilità al giocatore, finta doppio passo, elastico, cronica, svolta secca, taglio di spalle giro, controllo di suola, tira salire, specialista di rigore, astuzia, forma fisica normale, assolutamente non ci siamo. Andiamo avanti con Gibbs White, giocatore chiave, trequartista, 32 livelli di crescita, questo è un altro bel cartone molto interessante, perché comunque 32 livelli di crescita, ragazzi, non sono pochi, e anche buona aggressività, giocatore che mi interessa assolutamente. Peccato che ho già troppi giocatori chiave, però questo dalle statistiche è molto valido. Funambolo, serpentina, vita del giocatore, lancio lungo, colpo di tacco, tiro di prima, passaggio di prima, passaggio calibrato, cross calibrato, esterno a giro, passaggio a scavalcare, intercettazione e spirito combattivo, forma fisica incrollabile. Lui è uno di quelli che secondo me potrebbe valerne. Poi andiamo avanti con World Pros, 36 livelli di crescita, calcio da fermo 91, già così, solo che è stramega lento ed è un classico 1-10, niente, purtroppo già dalle statistiche della passiva c'è poco da fare. Stile di gioco, esperto poi lungo, crossatore, tiratore, abilità del giocatore, tira scendere, lancio lungo, colpo di tacco, passaggio di prima, filtrante calibrato, cross calibrato, passaggio da scavalcare, specialista di rigori e leader, una fisica normale, niente. World Pros, lasciatelo perdere. Andiamo avanti. Sono tutti 5 stelle fondamentalmente alla fine. Terzino offensivo, Henry, 40 livelli di crescita. Anche lui, cavolo, mi sembra un bel giocatore. 40 livelli di crescita. Insomma, ragazzi, non sono pochi. Potrebbe valerne. Lui potrebbe valerne la spesa. Non farà 100 in game, potrebbe fare 92, 93. Però le statistiche potrebbero essere distribuite molto molto bene.
Fine di gioco fu un ambotre in corsa crossatore, vita del giocatore, svolta secca a fine edizione acrobatica, rimessa lunga, scivolata, disimpegno acrobatico e a forma fisica normale. Purtroppo questa è l'unica pecca di questo giocatore, lo dico, attaccante di rientro, 36 livelli di crescita, 1,82, non male, non male, peccato che sia attaccante di rientro, però anche le statistiche sono molto interessanti, non ha controllo corpo eccezionale, però non è male, un attacco a due potrebbe essere molto valido. Stile di gioco serpentina, vita del giocatore, controllo di suolo, a fine edizione acrobatica, colpo di tacco, tiro di prima, specialista ai rigori, forma fisica normale, purtroppo si perde perché ha forma fisica normale. Vediamo William alla Prolifica, come si è perso questo giocatore, è uno dei top, mi ricordo, fino a qualche anno fa nella Premier League, poi pian piano si è perso definitivamente, adesso mi pare giochi penso nel Fulham, spero, adesso non ho presente la squadra, comunque 34 livelli di crescita, giocatore molto interessante. I livelli di crescita sono veramente alti, quindi penso anche lui potrebbe fare 92-93 in game, più il 3 del bonus di gioco che vi ricordo dai football 2024 non esisterà più. Stile di gioco serpentina, tra in corsa, inserimento, abito al giocatore, finta doppio passo, elastico, tra le spalle e giro, controllo di suola, tiro a scendere, passaggi di prima, cosca di batte, esterno a giro e astuzia, forma fisica normale. Giocatore anche lui delle belle statistiche, ma pecca della forma fisica. Ultimo! Anthony alla Prolifica, 47 livelli di crescita, è un giocatore anche lui 5 stelle, è un ESA e secondo me è un esterno fatto e finito, vedendo anche le statistiche di base. Vediamo gli stili di gioco, inserimento, abilità del giocatore, tiro a salire, passaggio filtrato e cross calibrato, forma fisica normale. Niente, era ultimo nella serie ed è proprio ultimo anche per quanto riguarda qualitativamente. Allora ragazzi, che dirvi, è un pacchetto sicuramente interessante, vedendo i primi nomi sicuramente uno vorrebbe pullare per potersi a casa un Van Dijk, un Kane, un Saka, un Rice, ma se vi devo dire la verità comunque non è che ci sia tutta sta gran scelta, McAllister è valido se vi posso dire la verità. Allora, per quanto riguarda proprio in generale, Van Dijk è forte, Rice è buono, Saka è interessante, Gundogan è valido. Poi c'è questo McAllister che è molto forte, secondo me, Gibbs White è valido e poi mi piace anche questo Henry che sicuramente dice la sua come terzino offensivo. Però ragazzi, tenete conto che sono veramente tanti giocatori, quindi per poter beccare questi giocatori dovete davvero avere tanto, tanto, tantissimo sedere e non è mai facile, ok? Io l'ho provato settimana scorsa ed è stato, ci siamo divertiti in live, però un po' meno vedere tutto lo shaft che si è creato pian piano. Comunque, pacchetto valido, ma secondo me soltanto, ripeto, come dicevo all'inizio, per chi ha cominciato da poco a giocare. Hanno messo un nuovo National Team, in questo caso ci possiamo portare a casa, programmi aggiunta abilità, dobbiamo praticamente utilizzare tutti i giocatori convocati da queste squadre per poter avere il drop ai punti probabilmente, e avete a disposizione come premi 60.000 GP e un programma aggiunta abilità. Genna vale la pena sbattersi per 60.000 GP e un programma aggiunta abilità? Ragazzi, per me vale sempre la pena, anche perché sono tutti oggetti in game che potranno servire in futuro, quindi fatelo, tanto mi pare che si possa giocare anche tranquillamente facendo andare la CPU da sola, quindi fatelo, perché tanto è una roba che vi porta via poco tempo, vi porta a casa di GP e un programma aggiunta abilità. Dopodiché ragazzi, hanno messo un altro National Team, stavolta con le 50 monete football in palio, ci sono sempre tre scenari, voi completate i primi due scenari dove vi danno programmi aggiunta abilità e all'ultimo vi danno 50 monete football. Qua categoricamente dovete avere giocatori che siano presenti in questa lista nella vostra squadra, altrimenti non potete soddisfare le condizioni. Penso non ci sia più niente da dire ragazzi, abbiamo detto tutto quanto, quindi direi che come aggiornamento è sempre il solito, con un pacchetto pool per quanto riguarda la sezione giocatori e un 1/2 eventi tra CPU e giocatori reali, quindi l'evento sfida. Sempre la medesima cosa, per chi pullerà ragazzi buona fortuna, se avete trovato chi cercavate fatemi sempre tutto sotto nei commenti, vi aspetto verso le 10 in live sul mio canale Twitch, io vi auguro una buona giornata e come sempre buon game a tutti, ciao ragazzi, ciao ciao.